Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla sala Sinopoli dell'Auditorium di Roma per la cerimonia dei collari d'oro che come sapete è la massima tra le onoreficenze del Comitato Olimpico Nazionale. Sono tanti i campioni che verranno premiati questa mattina e lo faremo in compagnia di Sara Simeoni, Grazie. protagonista quest'estate. Grazie. Del Circolo degli Anelli che domani avrà una puntata speciale su Rai 2 con il direttore di Resport Alessandra De Stefano, Yuri Chechi Domenico Fioravanti e poi Arianna Secondini, Grazie. anche lei protagonista di Go Tokyo, alta trasmissione che ha riscosso successo. Buongiorno. Il palco delle autorità è composto dal presidente del CONI Giovanni Malagò, da Luca Pancalli, presidente del Comitato. Paralimpico italiano e dal sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, una volta si poteva darle del tu, adesso bisogna darle del lei. Però io vorrei sovvertire eh, un attimo la, la scaletta prevista perché, e chiamare in causa Luca Pancalli e Giovanni Malagò, perché è arrivata una bellissima notizia da parte della moglie di Alex Zanardi Daniela. Alex è tornato a casa. Ma, più che una bella notizia una notizia straordinaria. Questo forse è il regalo più bello di Natale che potevamo ricevere noi come persone che, come tutto il mondo dello sport italiano, vogliono bene a Alex e per la famiglia e eh, sperando che Alex veramente possa adesso ritrovare una serenità familiare che è quella che auguriamo a tutti sotto le festività natalizie ma soprattutto grandi successi di ripresa da qui in avanti. Presidente. Buongiorno a tutti. È una notizia meravigliosa anche perché, come Luca Pancalli sa bene, ci sono stati diversi tentativi che Alex doveva tornare a casa e per una serie di motivi di carattere medico, insomma, sanitario, eh, non è stato possibile. Per cui è stato un grande successo ovviamente di Daniela gli consente di fare Natale a casa con lui, con, col figlio e soprattutto per Alex, ma in realtà per tutti noi, per il nostro mondo, ma direi per gli italiani. Volevo un commento anche da parte del sottosegretario Vezzali. Una notizia splendida in una giornata che oggi incorona i nostri atleti che hanno reso grande la nostra Italia e questo è il potere dello sport che ci regala, ci regala grandi emozioni e ci consente di tornare ad avere fra di noi Alex Zanardi. Grazie. Volevo ringraziare anche per la loro presenza i ministri dell'interno, eh, Luciano Lamorgese per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Le clip che vedremo a cura di Alessandro Gargiulo sono state realizzate da Gian Michele Lizio. Allora, Sara. Arianna, siamo pronti per partire? È stato un anno talmente bello, bisogna dirlo, per lo sport italiano, per lo sport azzurro, che questa festa non può che celebrare i successi dei nostri atleti. E per chi è stata sul campo, devo dire a Tokyo, a seguirli, è stata un'emozione fantastica. Li rivedo tutti qui, grazie, perché il grazie va a loro. Ci hanno fatto davvero emozionare e gioire. E allora, cominciamo a premiare le società. E cominciamo con. Le chiamo nell'ordine ginnastica virtus gallarate con Nicola Pozzi, l'Unione Sportiva Lecce con Saverio Sticchi Damiani, lo Club Gardena Agostino Randazzo, il Circolo Nautico Ostabia Antonio De Sinno, il Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo, sempre lui, l'Istituto per il Credito Sportivo Andrea Bodi e la Fondazione Terzo Pilastro Internazionale di Emanuele Emanuele. Sara, qual è l'importanza delle società sportive? Che tipo di linfa danno? i don't know Ma le società sportive sono fondamentali perché praticamente sul territorio sono quelle che fanno una promozione importantissima. Poi è chiaro che da lì, dalle piccole società, in base ai risultati, si cresce e si arriva a società che sono strutturate nel migliore dei modi, che hanno permesso praticamente ai nostri ragazzi di raggiungere i risultati. Lo sai che sono emozionata a stare vicino. Te. e anche l'aria, eh, insomma, sono, è una cosa nuova. Mi fa piacere, veramente sono onorata di essere al vostro fianco e ringrazio una signora là in fondo nell'angolo. Sì, Alessandra De Stefano che sta, sta facendo. No, grazie, Alessandra. Niente, ma i rappresentanti delle società possono salire sul palco a ricevere il, il premio, prego. Prego. Anche a lei, Presidente Malagò, qual è l'importanza, a suo avviso, più che mai in questo momento storico delle società sportive? Allora, più che mai dopo quello che è successo in questi due anni così di crisi... Bisogna essere grati e riconoscenti alle associazioni sportive, anche se ovviamente sono realtà molto diverse. Si parte da una società professionistica di calcio a quelle che sono delle pure SD. Poi ci sono due realtà che sono assolutamente, in questo contenti di mi dire, comparto a cui il mondo dello sport deve essere profondamente grato per quello che è stato fatto, in particolare la fondazione del Terzo Pilastro che supporta moltissimo eh, molte federazioni e mi sento di dire eh, Luca Pancalli il CIP in un modo straordinario eh, col professore Emanuele Emanuele e poi il Credito Sportivo con il presidente Andrea Bodi che indubbiamente è la banca del sistema e più che mai in questi ultimi anni. È stata decisiva per tutte le nostre iniziative. Per cui, eh, questo colare d'oro che premia alle società chi ha 100 anni di storia, chi ha avuto risultati sportivi, eh, sia a livello di base, sia a livello sociale, sia a livello di vertice, credo che sia il coronamento massimo di chi è un dirigente e che ha fatto qualcosa per il nostro mondo. Complimenti. Grazie, Presidente. Ma possiamo procedere alla consegna dei premi, per favore? Eh, se vi avvicinate i rappresentanti verso le nostre signorine che hanno appunto i premi per voi eh, ma se le società sportive italiane funzionano, non funziona l'aereo del presidente del comitato olimpico internazionale Thomas Bach per un guasto è rimasto a terra e dunque non verrà alla cerimonia dei collari d'oro allora eh, Sara Simeoni si parlava Bravissimo, si parlava prima delle emozioni dell'Olimpiade di, di Tokyo, adesso siamo un po' a freddo, no? Le emozioni sono non dico lontane, ma come si vivono ora? C'è più consapevolezza forse? Ma diciamo che sicuramente tutti questi ragazzi che ci hanno fatto veramente sognare, eh, lo strascico ecco, di quello che ha fatto c'è ancora, ma sicuramente forse si cominciano a rendere conto. Dell'importanza del risultato ottenuto, però lo sport è fatto così: è eh? passata la gara, bisogna buttarsela alle spalle e pensare a domani perché la vita continua. Eh? Certo, Arianna, <ride> tu intendi di vela? Guarda, io ho avuto un onore meraviglioso, quello di avere Ruggero Tita ospite nella trasmissione Sport Totale, perché Ruggero Tita era con noi a raccontare l'Americas Cup e ci diceva, ovviamente, che rinunciava all'America's Cup perché aveva un sogno olimpico e l'ha raggiunto. E allora, facciamo partire la clip e poi parliamo di vela con due grandi campioni.